Non è una persona né violenta né pericolosa, si tratta di un uomo che ha agito per difendere la propria e l'altrui incolumità. La sua reazione è scattata, essendogli impedita ogni via di fuga con la casa mezza distrutta. Queste le motivazioni che hanno portato il GIP del Tribunale di Arezzo Giulia Soldini a scarcerare Sandro Mugnai, il 53enne aretino che la sera del 5 gennaio ha sparato uccidendolo al vicino di casa che con la benna di un escavatore stava colpendo la sua abitazione, rischiando di farla crollare. Io ho difeso la famiglia, ma e poi anche se si è fatto questa cosa poi ci si sente sempre così. Intanto la PM Laura Taddei, titolare del fascicolo, ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima Jesim Dodoli, di 59 anni, e la perizia balistica, accertamenti che dovranno contribuire a ricostruire ogni possibile dettaglio di quanto accaduto quella terribile notte sulle colline di San Polo. Il prossimo venerdì sarà assegnato al professor Mario Gabrielli l'incarico per l'esame autoptico che sarà effettuato alle Scotte di Siena. Lunedì 16 gennaio invece sarà assegnato l'incarico per la perizia balistica sui colpi esplosi dalla carabina da caccia regolarmente detenuta dal 53enne. Una volta raccolti tutti gli elementi, la PM potrà valutare se chiedere il rinvio a giudizio o semplicemente l'archiviazione, sposando quella che è la tesi sulla legittima difesa portata avanti dagli avvocati di Mugnai.